Partita con nessuna rete, ma con diverse occasioni da gol, quella tra Perugia e Urbetevere, valida per la seconda giornata del Girone A, e che ha visto l'esordio in questa seconda edizione del Memorial Cristina Varani per la squadra di Cicchetti. Pronti via, gli Umbri vanno vicini al vantaggio al terzo con Capitantini, il suo sinistro però è debole, nessun problema per Ficorella. Due minuti più tardi ci prova Papa, la sua conclusione finisce in corner, complice la deviazione dell'estremo difensore avversario. Primo squillo dell'Urbetevere al sedicesimo, Capotosti su punizione conclude in porta, ma Raschielli è bravo a respingere con i pugni. Nella ripresa il primo squillo del neo entrato Lentini, ma la sua conclusione viene ribattuta. Al 37esimo Papa va vicino al vantaggio, il suo tiro però termina alto sopra la traversa. La ripresa è tutta di marca Umbra sugli sviluppi di una punizione per il Perugia mischia in aria sbrogliata dal portiere dell'Urbetevere in uscita. Il match si scalda e anche il direttore di gara sembra in affanno, concedendo una punizione indiretta per un retropassaggio che in realtà non avviene e sulla quale si esalta Raschielli. Nei minuti finali azione personale di Riosa, che prova a superare il portiere ma perde il tempo per calciare nello specchio. Sembra essere finita qui, ma al primo di recupero Ficorella è ancora chiamato agli straordinari per blindare lo 0-0 sull'iniziativa di Mattioli. Erano ben 4 anni che in Pineta non si registrava un pareggio a occhiali.